Conrad, la mammola perfetta. Conrad è un artigiano, proprio come il padre, il nonno e il suo bisnonno. Quando era piccolo, si chiedeva spesso come facesse il padre a creare da un piccolo pezzo di legno balocchi come pupazzi da ventriloquo, trenini, trottole, soldatini, bambole e molto altro ancora. Quando il padre morì, Conrad divenne proprietario della piccola bottega di artigianato. Amava costruire i balocchi, specialmente le bambole. Non sapeva perché gli piacessero, ma fu grazie a loro che conquistasse moglie e donna. Donna e Conrad avevano un figlio di 17 anni, di nome Thomas. Quando Thomas era piccolo, iniziò ad amare il ventriloquismo. Così Conrad gli fece vedere come costruire un pupazzo da ventriloquo. Per il suo 17° compleanno, Conrad portò il figlio al cinema per guardare Dead Silence. Questo film colpì molto Conrad e gli rimase impressa la filastrocca. Attenti a Mary Shaw dagli occhi pazzi, non aveva figli, ma solo pupazzi. E se per caso i vostri sogni appare, non dovete mai mai gridare. Anche se Mary Shaw voleva creare il pupazzo del ventriloquo perfetto, Conrad invece voleva creare la bambola perfetta. Cominciò a utilizzare gli anni diversi, ma quelle bambole sembravano tutte uguali. Cominciò ad usare anche la plastica, ma nessuna di queste bambole entrava nella perfezione. Rinunciò a questo progetto per circa 2 anni. Thomas cominciò il college e la sua mancanza a casa loro si faceva sentire. Nonna passava tutto il tempo a cuocere torte, mentre Conrad stava sempre chiuso nella sua bottega a costruire i balocchi. I due coniugi capirono che Thomas era il collante della loro relazione, e senza di lui il loro amore era solo un soffrimento. Conrad cominciò a pensare di avviare di nuovo il suo progetto, ma non sapeva come fare. Gli balenò uno strano e agghiacciante pensiero in testa. Pensò di uccidere la moglie avvelenandola a piccole dosi. Non scacciò quel pensiero, al contrario, lo progettò meticolosamente. Per un paio di giorni sciolse una sostanza velenosa in sapore e in odore nei cibi di donna. Non scelse di ucciderla con metodi sanguinolenti, perché facendo ciò avrebbe intaccato e distrutto il corpo. Con quella sostanza, donna sarebbe morta da lì a pochi giorni, a causa di un problema a livello respiratorio. Nessuno avrebbe saputo ciò che aveva fatto. Quando morì la moglie, Conrad non la seppellì, ma decise di portarla nel retro bottega. Prese i suoi attrezzi da lavoro e cominciò a creare la bambola perfetta. Aggiunse dei fili sia sulle braccia sia sulle gambe, così avrebbe potuto muoverla tranquillamente. In seguito, le mise un delizioso vestito e la adagiò su una sedia. Le incollò sulla mano una tazza di tè, perché la mano morta della moglie non riusciva a tenerla. Non doveva fare molto lavoro, perché il corpo c'era già di conseguenza. Non doveva crearlo. L'unico problema era la decomposizione. Difatti, dopo un paio di mesi, il corpo di donna si decompose. Così Conrad lo seppellì nel giardino vicino casa. Aveva fallito, ma non si buttò giù. Scartò semplicemente l'opzione dei cadaveri. Decise invece di utilizzarlo in qualche altro modo. Prima di seppellire la moglie, le staccò gli occhi e li mise in un vasetto di vetro. Quegli occhi avevano perso la lucentezza che avevano un tempo, così decise di depurarli con dei pigmenti. Costruì una bambola di legno e a posto degli occhi di plastica mise gli occhi della moglie. Finalmente riuscì a creare la bambola perfetta, ma non voleva fermarsi lì. Vagò per il cimitero della città quasi ogni notte, stando attento a non farsi scoprire. E cominciò a distruggere tantissimi corpi.
erano stati sepolti da poco tempo e prendi i loro occhi. Prima di morire, costruì circa 100 bambole perfette e ne vendette la metà a tantissima gente. Senza far sapere a chi le comprava, che quegli occhi appartenevano a delle persone. Quindi può darsi che a casa tua ci sia una bambola che ha costruito Conrad. Se vedi che quella bambola muove gli occhi, non aver paura. È solo lo spirito di Conrad che cerca ancora degli occhi. Eh sì, potrebbero essere i tuoi.